Franco, ascolta, io c'ho un assegno tuo di tempo addietro e sarebbe stato che fatto? Poi quando vengo qualche volta me li dai. Ah, va bene, va Uno, bene. forse due. No, uno solo, uno è uno. Uno Non grosso. ce l'ho forse anche 2016. È uno grosso, dai. Sì, lo so, era più di 100.000 euro. Ora tu mi devi dire come la dobbiamo organizzare cartaceamente, sì. Questo testa di legno nel momento in cui verrà un controllo, noi faremo solo carta, non registreremo giusto? Come fare con contabilità, ma non pagheremo niente, perché faremo volume d'affare. Non importa se voi pagate, versate o non versate, se non superiamo 75.000 euro di imposta evasa. Ho capito, ma di che sei qui se tu consideri che noi mediamente dovremmo almeno fare due formulari al giorno di ferro di 26 tonnellate, quindi considereremo ferro, rano, tonno. Ma c'è casa a fare solo carta. Carta di ferro, rano, tonno. Come funziona? Io non ho idea come dovrei dire. Dice, faremo un servizio o faccio un servizio. Stava così a fatturarti. Cato uno mi disse, regime la delle ferro. Mi paghi o c'è piacendo, o c'è piacendo, no, 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 no. Bravissimo, perché c'è una tavola, io formulario, l'ho sistemato, eccetera, eccetera. Ma pagamento, pagamento, cioè la ditta deve essere, diciamo, sistemata, eccetera, eccetera. Possibilmente non si deve vedere che ti fanno in bonifica, tu lo valuti la pigliere tipico per contante. Certo, questo si scagliò, cioè, è una cosa, allora... Noi siamo qua per parlare con te, perché... Avete in mai sacretanza, vi si appigliate i piccio. Dice, ma la norma prevede che fino a 3.000 euro io posso pagare anche per contante. Ma è un'altra norma sull'anteanticipaggio. Qui stiamo parlando poi per stabilire se l'operazione esiste.